Amici di Cariatinet, oggi incontriamo Sergio Salvati, consigliere comunale a Cariati, capogruppo consigliare di Insieme al Popolo. Ecco, noi vogliamo fare questa precisazione: il cammino di Sergio Salvati inizia in seno al Consiglio Comunale con l'attuale maggioranza, poi ad un certo punto, per i motivi che Sergio ci dirà, lascia la maggioranza e si dichiara indipendente. Sergio, intanto grazie di averci incontrato. Grazie La prima cosa che ti chiedo: quali sono stati, ecco, le motivazioni che ti hanno portato ad uscire da questa maggioranza? Bisogna partire dal percorso, fare una piccola sintesi del mio percorso politico-amministrativo. Sono stato eletto, candidato ed eletto con la lista Viviamo Cariati Insieme e con a capo il sindaco attuale, il Filippo Sero. Diciamo che ho dato un ottimo contributo, anche numericamente, alla coalizione Viviamo Cariati Insieme. Tant'è vero che sono stato il secondo eletto, il secondo più votato all'interno della lista. Nominato assessore, e a distanza di quasi un anno e mezzo mi sono dimesso da assessore. Dopodiché, a distanza di altri mesi, 4-5 mesi, sono uscito dal gruppo Viviamo Cariati Insieme per costituire un gruppo a parte, fino ad arrivare a qualche settimana fa, mese fa, che sono uscito dalla maggioranza. Questo è il mio percorso. Andiamo alle ragioni per le quali ho fatto questa scelta, perché obiettivamente scelte amministrative vanno condivise, non bisogna decidere in pochi, in due, e poi calare le scelte dall'alto e gli altri devono soltanto applicarle ed eseguirle. Praticamente la mia volontà di costituire, per così come è stato poi, costituire il gruppo indipendente, né in maggioranza e in minoranza, perché dall'attuale maggioranza non condivido assolutamente nulla, o quantomeno quel poco o nulla che l'amministrazione comunale sta mettendo e sta in piedi e sta realizzando. Quindi, ecco, mi viene da chiederti, allo stato attuale con chi stai? E allo stato attuale io sono sicuramente con il popolo. Vedi Cataldo, vedete ascoltatori e video ascoltatori di Quindi Cariatinet. non è stato un passaggio, diciamo, con Non è per maggioranza strategia politica, o di sicuramente opposizione a questa. non è sicuramente una strategia politica, è solo ed esclusivamente l'inerzia che vedo da parte del sindaco, della giunta e della maggioranza. Perché non affronta e risolve i problemi, non affronta e risolve le questioni dannose e gravose che ci sono per la popolazione, per le attività commerciali, gli operatori turistici, per i residenti, per i turisti. Cito ad esempio alcuni passaggi. Nel mese di maggio del 2003, a gennaio, ho fatto un resoconto sulla pubblica illuminazione. Allora, partiamo da un dato, caro Cataldo. Le mie critiche non sono mai da sole. Io critico quando c'è da criticare, ma propongo. Credo di averlo dimostrato in tutte le mie iniziative politiche ed amministrative che sto sostenendo e sto portando avanti in seno al Consiglio Comunale. Perché io sono propositivo, il mio interesse è quello di vedere crescere Cariati
Cariati, è quello di vedere Cariati un paese vivibile, quello di vedere Cariati che ritorni il fiore all'occhiello della costa ionica, perché attualmente non è così, siamo invasi da rifiuti, i servizi essenziali non vengono garantiti, c'è un degrado ambientale ed urbano impressionante, è da anni che non si vedeva Cariati in brutta così. La mia intenzione, stavo dicendo, non è le mie iniziative non sono nate per ostacolare il sindaco. Io voglio che Cariati che a Cariati funzioni tutto e che il sindaco giustamente si prenda i suoi meriti, però così non è. E stavo dicendo, appunto, non è una strategia, tant'è vero che è sempre proposto a gennaio del 2013 sulla pubblica illuminazione, è trascorso un anno e qualche mese e ancora Cariati è in quello stato. Ho proposto l'istituzione delle commissioni in seno alla maggioranza con un invito a maggio dell'anno scorso e la maggioranza non l'ha preso in considerazione. Feci una lettera aperta indirizzata al sindaco per coinvolgere me, ma per coinvolgere te e tanti altri cittadini come noi che vogliono occuparsi del bene comune. Quindi il mio obiettivo non è quello di far cadere un'amministrazione comunale o essere per partito preso contro il sindaco, contro la giunta, contro la maggioranza. Il mio è solo un interesse che va nella più totale forma generale, quello di vedere un paese che funziona. Bene Sergio, noi ti abbiamo seguito anche durante la campagna elettorale, sappiamo, conosciamo quali erano i tuoi buoni propositi a riguardo, ecco, il programma. E cerco di aver dimostrato nel breve periodo che mi ha visto assessore molte iniziative. Per concludere questa prima fase dell'intervista e capire le motivazioni che ti hanno indotto a fare questa scelta. L'inerzia del sindaco e dell'amministrazione comunale sui problemi. Quindi la tua maggiore amarezza è stata quella che non hai visto attuare. Si discute proprio per affrontare solo i problemi. Le idee e i progetti che tu avevi in un certo senso sostenuto, portato avanti, nell'interesse della collettività, non interessi personali. In un certo senso l'impegno che avevi preso con il tuo elettorato non l'hai potuto mantenere per quanto riguarda queste opere, sempre per il bene. Anche su questo consentimi solo una battuta, una volta che sono terminate le elezioni, chi è chiamato ad amministrare deve amministrare per tutta la collettività, non necessariamente o esclusivamente per chi ti ha sostenuto. Una volta che fai l'amministratore, sei l'amministratore di una comunità, quindi anche su questo non è che solo verso chi ti ha sostenuto, qua c'è un'inerzia sull'affrontare e risolvere le questioni. Allora Sergio, ad un certo punto domenica all'ultimo consiglio comunale in pratica si è capito chiaramente quella che era la tua posizione. Hai fatto una proposta, in pratica hai presentato un bel po' di mozioni, mi pare quattro mozioni per il momento, che ti invito, ecco, ad esporre, sì, e portare le motivazioni che ti hanno indotto a ciò, a partire proprio da quella che è la mozione sull'approvazione del piano comunale spiaggia, di una certa urgenza, con ritardi ingiustificati, dove addirittura pare di capire che è tutto pronto, però è non chiaro. Si parte. Ti ringrazio per la domanda che mi hai fatto. Voglio concludere un piccolo passaggio e vado subito alla risposta. Io mi determinerò, e l'ho detto in consiglio comunale, di volta in volta il sindaco, la giunta e la maggioranza vedrà il mio voto favorevole quando esamineremo questioni, pratiche, problemi che vanno nell'interesse della risoluzione di problemi, che vanno nell'interesse della collettività, e che attueremo quello che abbiamo messo nel programma. Caso contrario, difatti già nell'ultimo consiglio c'è stato un voto favorevole sulla sentenza del Consiglio di Stato, alla luce di quanto mi ha dichiarato l'organo tecnico, che è il segretario comunale, mi ha certificato determinate cose. Io ho votato come allo stesso modo del sindaco e degli altri. Vogliamo parlare del piano spiaggia? Allora, una delle mozioni che io ho presentato è quella del piano spiaggia.
Stavo dicendo prima, già mesi fa avevo chiesto al sindaco e alla maggioranza di portare all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del piano spiaggia. Vedete, il piano spiaggia è uno strumento fondamentale se vogliamo far sviluppare e decollare questo comune, questo paese, perché obiettivamente ci riempiamo la bocca che siamo un paese a vocazione turistica e però da anni abbiamo un piano spiaggia fermo lì. Io non ho fatto altro che presentare una mozione con la quale ho preso il piano spiaggia così confezionato come è stato dall'attuale maggioranza, dal sindaco, dalla giunta, dalla maggioranza e l'ho portato in consiglio comunale. Ho presentato per il momento una mozione, per regolamento e per statuto il prossimo consiglio comunale dovrà affrontare l'argomento e deliberare. Io mi auguro che deliberi con l'approvazione immediatamente, perché è uno strumento fondamentale, perché oltre a dare vita a muovere qualcosa con l'economia, per l'economia locale, è uno strumento fondamentale per quanto riguarda le strutture esistenti, che laddove c'è qualche problema, e le strutture che dovranno nascere. Le strutture che dovranno nascere, diciamo che forse considerando i tempi stretti non per quest'anno non si fa, però obiettivamente è uno strumento che è fermo lì da anni e che non si riesce a capire perché è fermo e non si approva. Questa è una delle emozioni. Un altro motivo, ecco, un argomento su cui però ti invito di essere un pochettino sintetico, per quanto riguarda la mozione e l'istituzione della commissione consigliare sull'ambiente. Sull'ambiente è sotto gli occhi di tutti il degrado ambientale che c'è attualmente a Cariati, quindi non ci dobbiamo nascondere. Perché ho proposto una commissione ambiente? Perché è giusto per dare quegli indirizzi giusti, per sopperire a qualche mancanza che c'è anche dal punto di vista amministrativo. Fermo restando che per me, a prescindere la questione Buci attualmente aperta ed è tra l'altro anche vergognosa per come si sta prospettando, Buci da Scala Celi, ma sicuramente andrà affrontata in un altro momento, un'altra occasione ad hoc. A prescindere, stavo dicendo, dalla questione Bucita, la questione rifiuti vedo l'unica soluzione vera, concreta, in quella che è la raccolta differenziata, che attualmente a Cariati ancora non è partita. Quindi allora la Commissione Ambiente nasce da questo, da questa esigenza, quindi di essere da sprono, di essere collaborativa, di dare soluzioni, di dare dei suggerimenti. Laddove non è arrivato qualcun altro ci potrebbe arrivare la Commissione Ambiente, dateci la possibilità per lavorare e proporre all'amministrazione comunale, al sindaco, alla giunta, dare dei suggerimenti, degli indirizzi per avere una Cariati migliore. Sergio, dico, quindi basterebbe una commissione per risolvere determinati problemi? E qui certo che no. Scusa, mi collego già alla domanda successiva, o meglio alla mozione successiva che hai fatto tu per quanto riguarda i servizi comunali di viabilità, illuminazione, pulizia del paese, spazzamento, insomma tutto quello che c'è da dire. Si riuscirebbe con la formazione di queste commissioni a risolvere questi problemi che ci stanno veramente attanagliando? Lo scopo della commissione, lo scopo della commissione è quello di dare dei suggerimenti, non è una commissione di controllo e garanzie, è una commissione di suggerimenti, è una commissione di studi, deve dare degli apporti a chi può amministrare. Come dovrebbero essere composte queste commissioni? Quello che prevede lo statuto, maggioranza e minoranza all'interno del consiglio comunale. Allora, ti faccio subito un esempio per quanto riguarda i servizi. I servizi in questo momento a Cariati non vengono garantiti, ve lo assicuro. Se ci facciamo un giro per Cariati ci rendiamo conto, e ti invito anzi a girare con me, invito te, invito il sindaco, l'ho fatto nel penultimo consiglio comunale, e vedere come sono attualmente gestiti e organizzati i servizi comunali, dal servizio idrico, quindi dell'acqua, servizio di pubblica illuminazione, il servizio cimiteriale, i servizi cimiteriali, la manutenzione delle strade. Allora, questi sono i problemi, per non parlare poi della gestione del cinema, del porto e tanti altri. Allora, i servizi essenziali in questo momento a Cariati non vengono garantiti, però ti posso assicurare che
Fa male da consigliere comunale vedere che il comune di Cariati nel 2013 ha speso 23 o 33 mila euro, non ricordo bene la cifra, di bitume per chiudere delle buche. Attualmente Cariati, le strade di Cariati sono disastrate. È chiaro, versano in condizioni dove i cittadini purtroppo subiscono dei danni alle proprie autovetture, con rischi anche elevati. E lì andiamo a toccare un altro tasto, non vorrei puntare il D, perché ci potrebbero essere anche degli incidenti per quanto riguarda motocicli e ciclomotori. Cioè, stiamoci, perché le strade non sono illuminate, sono piene di buche, quindi non tocchiamo questo tasto. Anche per limitare i danni, le eventuali richieste di risarcimento del danno, io ho fatto questo. Allora, fa male vedere, stavo dicendo, delle somme spese, dei quattrini pubblici spese, e poi non vedere questi servizi. Stessa cosa per la pubblica illuminazione. Io dimostrerò nella commissione che spendiamo i soldi, però non vengono erogati i servizi. Spesso si nasconde dietro il fatto che non ci sono soldi, però io dimostro che li spendiamo. Stavo dicendo, perché sono nate le commissioni in questo momento? Perché c'è tutto il tempo necessario per far sì che vengano risolti i problemi, e gli operatori turistici, i cittadini, i residenti, i turisti trovano una Cariati migliore, organizzata e per bene per la prossima stagione estiva. Quindi lo scopo è quello lì, perché obiettivamente oggi Cariati e me si sta facendo un danno agli operatori turistici e commerciali, a chi opera nel settore turistico, perché sul web, sui mass media, passa giustamente per come è Cariati in questo momento. Una Cariati così che fa male, caro Cataldo, quindi allora c'è tutto il tempo necessario per sopperire a queste cose qui. Allora io vi faccio un invito da questi microfoni, da Cariati Net, faccio un invito al sindaco, alla maggioranza, alla giunta, è quello di coinvolgere un po' tutti quanti, è quello di ascoltare quello che diciamo, sì, i suggerimenti che diamo, perché vogliamo una Cariati vivibile e non ci possiamo permettere un'altra estate come il 2013, come la passata 2013, e quindi vanno affrontati immediatamente. Scusa, perché non si vogliono queste commissioni? Questo non lo devi chiedere a me. Questo lo devi chiedere a me, la domanda va fatta ad altri, a chi vedremo in consiglio comunale, nel prossimo consiglio comunale vedremo chi è contrario. Io sono favorevole, l'ho proposto, devono andare nell'interesse della collettività, del cittadino. Ecco, per ultimo, ma non diciamo forse dell'importanza degli argomenti che abbiamo trattato prima, la commissione per la toponomastica. Sì. Effettivamente ci sono strade ancora a Cariati che sono privi di nome, da dove... con tutte le difficoltà che ne conseguono anche per l'individuazione, la consegna di documenti importanti. Persone, a Cariati ci sono ancora persone che meriterebbero pure l'intitolazione di una via, di una strada, di una piazza, un'opera. Da dove è nata la istituzione della commissione toponomastica? A Cariati, lo dicevi tu prima, l'hai appena detto, che ci sono molte vie e piazze non intitolate. E obiettivamente è un danno per i cittadini, perché ci sono dei quartieri dove ancora porta il nome di contrade e sono delle vie urbanizzate e quindi sono senza nome. E è nata l'idea di fare la commissione toponomastica, dove studi la problematica delle vie e delle piazze e anche faccia delle proposte al Consiglio Comunale, all'amministrazione comunale per l'intitolazione delle piazze. Scusa, anche questa è una commissione di politici, o qua dovrebbe entrare a farne parte? Allora, io ho chiesto la commissione, l'istituzione delle commissioni consiliari, dopodiché, una volta costituita la commissione consigliare, cosa può fare? Può nominare degli esperti nel settore, potrebbero dare il loro contributo. È chiaro, perché obiettivamente mi rendo conto che a Cariati abbiamo avuto degli illustri nostri concittadini
che sono contraddistinti nella loro vita per dei meriti che hanno nel campo della politica, delle istituzioni, delle scuole, per le arti musicali, militari, religiose e tanto e tanto. Va bene Sergio, io penso che per oggi ci possiamo anche fermare qui, le cose da dire sarebbero tante, ne abbiamo parlato con te, speriamo di poterne parlare anche con qualche rappresentante della maggioranza di questo e di altro, perché nostra volontà quando si parla di problematiche è soltanto quello di fare chiarezza e di rendere l'idea a chi ci segue su quelli che sono i problemi che viviamo nel nostro paese. Io ti ringrazio ancora una volta per la tua presenza. Io ringrazio te per avermi dato questa opportunità. Ripeto, il mio interesse è quello di vedere una Cariati migliore ed una Cariati vivibile, cosa che in questo momento non stiamo avendo. E ripeto, voglio lanciare da questi microfoni che cosa? La proposta, l'idea è quella di coinvolgere il più possibile associazioni, cittadini, quanti vogliono dare un contributo fattivo, un contributo serio e concreto per risolvere i problemi di Cariati. Grazie. Grazie a te.